Buonasera, io ho conosciuto Luis Sepúlveda una trentina d'anni fa, mi ricordo se era il 1990 o il 1991, e l'ho conosciuto a Gijón, nelle Asturie, a un festival letterario, quel festival letterario più pazzo del mondo, che è la Semana Negra, che allora era organizzata dallo scrittore messicano Paco Taibo. Io ero lì più che altro per amicizia, all'epoca avevo pubblicato un solo libro, non era stato nemmeno tradotto in spagnolo, e quindi per prendermi in giro e per prendere un po' in giro la gente avevo scritto sul badge che avevo Gabriel García Márquez, quindi tutta la gente mi guardava, poi alzava lo sguardo e si metteva a ridere, che era quello che obiettivamente volevo. C'era un'atmosfera molto bella a questo festival, soprattutto per me che venivo dall'Italia. Non frequentavo molto l'ambiente letterario, ma il poco che lo frequentavo vedevo invidie, risentimenti, concorrenza, e lì invece tutti quegli scrittori che venivano da varie parti della Spagna, dell'America Latina, erano come una grande banda di amici che si davano una mano, che erano contenti del successo degli altri. E Paco Taibo mi presentò Luis Sepúlveda. E devo confessare che all'inizio mi diede molta, molta soggezione, perché era un tipo alto, imponente, con le mani rudi, aveva tutti gli avambracci segnati da rigonfiamenti, cicatrici, era vestito quasi completamente di nero, aveva questa faccia impenetrabile da giocatore di poker, era diversissimo da tutti gli altri scrittori spagnoli e latinoamericani che facevano un casino della Madonna fino alle 5 del mattino. Mi avevano detto che era cileno, che era stato arrestato, torturato, poi esiliato e che adesso viveva in Germania e che era il bestsellerista del gruppo. Notate che all'epoca, insomma, in quel giro lì c'erano Manuel Vázquez Montalbán, c'era Leonardo Padura, però lui aveva avuto un successo enorme in Francia e lo stava con il vecchio che leggeva romanzi d'amore e lo stava avendo anche in Italia, quindi io ero molto interessato a lui, anche se come ho detto mi dava soggezione, sembrava che non guardasse quello che succedeva intorno a lui, stava lì molto appartato. Allora andai alla presentazione del suo libro, era in una grande tenda all'aperto con un bar, musica, un casino della Madonna, e quando Luis cominciò a parlare e a raccontare, si fece immediatamente silenzio, perché lui era soprattutto questo, un grande affabulatore, un grande narratore orale che poi riusciva a riversare la grazia della sua narrazione orale in quello che scriveva. Comprai il suo libro che non avevo ancora letto, glielo portai dopo quando, in albergo, lui era seduto lì nella terrazza dell'Hotel Don Manuel, me lo dedicò e scrisse: "Para Bruno Arpaia, Gabriel García Márquez, con Muso Cariño." Cioè, sembrava che non avesse visto nulla, invece aveva notato assolutamente tutto. E poi si alzò, mi strinse in un grande abbraccio, il primo di questi suoi abbracci stritolanti, che poi ci sarebbero stati per 30 anni, e mi disse: "Chiamami Lucio, perché è così che mi chiamano gli amici e io e te saremo sicuramente grandi amici." Luis aveva un dono quasi di premonitorio ed era bravissimo soprattutto nel capire distinto chi erano le persone a lui affini, con chi poteva condividere un'intesa, una fratellanza. E a volte, quando individuava queste persone, le sottoponeva proprio a dei test molto bruschi. José Manuel Fajardo, un altro nostro amico, scrittore molto bravo, spagnolo, racconta che lui e Luis si erano appena conosciuti, stavano andando al festival di Saint-Malo in Francia, quindi erano in treno, avevano scambiato veramente 5 parole, e a un certo punto Luis, dopo aver mangiato un panino con la maionese, aveva preso la cravatta di Fajardo e si era pulito la bocca. Fagardo era rimasto interdetto, cioè che faccio? Lo riempio di botte o diventiamo grandi amici? Dopo
decise che sarebbero diventati grandi amici, che per lui quella cravatta aveva anche, come se Luis avesse colto che all'epoca lui faceva il giornalista a cambio di Esiseis, era molto insoddisfatto della sua vita, voleva fare quello che aveva da sempre voluto fare, cioè lo scrittore, e quel gesto di Luis in qualche modo lo convinse ad abbandonare, si licenziò e cominciò a scrivere per nostra fortuna, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, avendolo sentito, poi la notte, col libro che mi aveva dedicato, lo lessi il vecchio che leggeva romanzi d'amore, mi resi conto che la sua scrittura era apparentemente una scrittura facile, ma era piena di quella che Calvino definiva la leggerezza, una delle sei qualità di Calvino. Sembrava una scrittura appunto che ti scorresse addosso, però poi quando chiudevi il libro ti rimaneva appiccicato a lungo, perché era capace di immagini veramente iconiche, quasi cinematografiche, di dire in pochissime parole, con questo grande senso dell'asciuttezza, no? della stringatezza, della concisione, arrivare a una grande profondità. E insomma, Luis Sepúlveda era a tutti gli effetti dei nostri, no? Di quella banda di scrittori che si volevano bene, che si stimavano, che si scambiavano aiuti, esperienze. E Luis si è dimostrato da subito un grande amico, una persona generosa, molto generosa, è stato sempre generoso con tutti i suoi amici, e bastava superare appunto la siepe, non era nemmeno un muro, che apparentemente, no, era una siepe di diffidenza che probabilmente veniva da quello che aveva passato, dalle torture che aveva subito, dall'esilio, per poi appunto trovare una persona allegra, gioviale, sempre pronta alla battuta, allo scherzo. E quella mattina all'hotel Don Manuel abbiamo cominciato a chiacchierare, ed è stata una chiacchierata continua che è andata avanti per 30 anni, a casa mia, a casa sua, sempre davanti a un asado che lui preparava con le sue mani e non voleva che nessuno ci mettesse becco, nei festival letterari di mezzo mondo. Abbiamo scritto un libro insieme, un libro di conversazioni che si chiama Raccontare e Resistere, e ogni volta si rinnovava questo piacere di una fraternità, incontro dopo incontro, libro dopo libro, rinsaldata e riscaldata, no, dalla sua abitudine di sminuire le difficoltà, con quella sua ironia molto intelligente e indistruttibile. Il secondo anno che ci vedemmo a Gijón, forse influenzato da tutti questi scrittori che scrivevano noir, lui arrivò anche lui, dopo il successo del vecchio che leggeva romanzi d'amore, Patagonia Express, arrivò con un noir, secondo me uno dei suoi libri più belli, fra l'altro che è Un nome da torero, in cui lui riprendeva questa tradizione in cui il noir aveva spezzato, no, le catene. Stiamo parlando della fine degli anni Ottanta, quando gran parte della letteratura italiana, come dicevano gli spagnoli, era ombliguista, cioè letteratura che raccontava cose attorno all'ombelico dello scrittore, e invece riscopriva il piacere della trama, del plot, dell'avventura, la necessità di raccontare storie senza assolutamente trascurare l'impegno formale, la sperimentazione formale. E questo suo personaggio in più, che poi avrebbe ripreso, e anche il suo ultimo libro che non è riuscito a scrivere, aveva questo personaggio, doveva avere questo personaggio che era Juan Belmonte, che ha il nome di un famoso torero spagnolo, era un reduce degli anni 70, come lui e come me in qualche modo, e quindi trasferiva attraverso lo strumento del noir anche, come dire, tutti i sogni, ma anche tutti gli sbagli e tutti gli errori di una generazione, sulla caduta degli ideali e sulla inquietante presenza di fantasmi del passato nelle nostre vite. E poi con il noir è andato avanti, ne ha scritti altri, e ovviamente è conosciutissimo per il suo amore per la Patagonia.
Una volta a Udine, mi ricordo, gli si avvicinò una signora e gli disse: signor Sepulveda, abbiamo tutto pronto, era la rappresentante di un tour operator, abbiamo già predisposto tutto un tour operator nella Patagonia, deve solo metterci la sua firma per darci il suo nome. Gli disse quanto gli avrebbero dato, e lui disse: ma non se ne parla proprio. Non capisco che cosa, che caspito c'è andato a fare in Patagonia, quando hai visto mezzo chilometro di pampa l'hai visto tutto, quando hai sentito un po' di vento l'hai visto tutto, non c'è niente in Patagonia. Eppure era un luogo che a lui ispirava storie, no? Perché andava in Patagonia, spesso ci andava con un altro grande amico, un grande fotografo che è Daniel Morzinski, a cercare le storie che ogni pietra, ogni casolare diroccato nella pampa raccontava, le ha raccontate in Ultime Notizie dal Sud, che fra l'altro, siccome è un libro del 2011, Ultime Notizie dal Sud non erano le più recenti, diceva lui, sono proprio le ultime, perché la Patagonia che esisteva una volta non c'è più, è stata completamente cancellata, e quindi è una testimonianza su quello che non c'è più. Ovviamente il successo che lui aveva avuto con Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Il mondo alla fine del mondo, con Patagonia Express, era un successo enorme, però non era ancora un successo paragonabile, a quello di un calciatore. E invece quando scrisse la Gabbianella, allora a quel punto cambiò tutto, perché era impossibile camminare per strada con lui senza che lo fermassero 400 persone. Mi ricordo di una fame che abbiamo patito enormemente, perché se presentavamo il suo libro metti alle 9 di sera, lui con una generosità che ho visto raramente negli scrittori, stava lì fino all'una e mezza a firmare, a dedicare copie, e noi stavamo aspettando per andare a cena, e poi ovviamente al nord i ristoranti avevano chiuso già da un bel po', quindi molte volte siamo rimasti senza mangiare. Quello di Sepulveda però era un successo sano, no? Che nasceva dalla passione dei lettori, non era un'operazione di marketing, non passava per il denaro, ma passava per la letteratura. Lui diceva: io non me lo spiego, forse piace perché le mie storie piacciono, perché sono storie semplici, io ho un immaginario semplice. E effettivamente era una persona molto semplice, il successo non lo ha mai cambiato, lui continuava a essere un grande e divertente compagno di cena. Ogni volta che veniva in Italia mangiava, invece ci veniva sempre più spesso, come Osvaldo Soriano, ordinava sempre due piatti di pasta, perché gli piaceva moltissimo la pasta, quindi primo pasta, secondo pasta, e continuava a preferire le osterie, le trattorie ai ristoranti di lusso dove lo volevano portare gli editori, e continuava a essere curiosissimo ed era molto grato all'Italia e l'amava moltissimo. E quindi ci tornava la girata tutta, e spesso, proprio per quello che vi dicevo prima, la sua capacità di leggere segnali, ci diceva a noi, coglieva dei dettagli a noi che ci vivevamo, veramente rivelatori. Poi aveva questo suo modo di interloquire col pubblico, no? Noi di solito saliamo su un palco, diciamo delle cose, lui raccontava storie, cioè gli facevi una domanda, lui prendeva una storia e la raccontava, e quindi creava un rapporto con il pubblico bellissimo, strettissimo, creava rapporti con gli osti, i camerieri dove andavamo a mangiare. E la Gabbianella in realtà poi fu, lui ha sempre detto che era uno dei suoi libri più difficili e più sovversivo, perché parlava di valori, no? Diceva: di questi tempi non esiste impegno sociale e politico più importante che conservare e difendere l'amicizia, la lealtà, la generosità, la solidarietà. Oggi solamente nominare, per esempio, la parola solidarietà diventa un'azione sovversiva. E quindi poi le favole, e scrisse tutte le favole. La cosa meravigliosa è che poi uno non ci pensa tanto, ma ho conosciuto pochi scrittori in grado di spaziare fra i cosiddetti generi letterari con la sua, no? Quindi ha scritto romanzi, reportage, racconti di viaggio, articoli giornalistici, racconti, favole, poesie, ha scritto di tutto, e sempre però con questa capacità
di raccontare, perfino nei suoi articoli giornalistici più militanti, più impegnati, per esempio quelli raccolti, molte raccolte contro Pinochet, o quando Pinochet era stato arrestato a Londra, erano articoli di intervento politico immediato, lui continuava a raccontare storie. E probabilmente la cosa che gli riusciva meglio erano proprio i racconti brevi. Riuscire meglio, insomma, è un eufemismo, ma insomma quella che lui amava di più. Io mi ricordo una volta, stavamo a casa sua a Chicon, lui stava facendo l'asado, io assistevo senza dire nulla, guardando, e non so come gli citai una frase di Cortázar che per me era fondamentale. Cortázar diceva che nel combattimento, Cortázar era molto appassionato di box, diceva nel combattimento che si scatena fra un testo appassionante e il lettore, il romanzo vince sempre ai punti, il racconto deve vincere per knockout. Questa frase, che secondo me è fondamentale, a me personalmente mi ha fatto sempre tremare i polsi, quindi non ho mai, quasi mai scritto racconti, e lui invece diceva proprio che si trovava a suo agio esattamente in quella misura così breve, che doveva essere assolutamente contundente dalla prima all'ultima parola. Diceva: io mi trovo benissimo lì perché quello è narrazione pura. E quindi, come vi ho detto, riusciva a trasferire questa sua capacità di racconto, di concisione, in tutto quello che scriveva. Su di lui, come dire, ci sono stati anche molti equivoci, no? Ci sono tre grandi equivoci. Primo, il Sepulveda guerrigliero, e lui diceva sempre: sì, lo sono stato, perché stavamo in Cile e avevamo, no, un golpe che ci aveva scatenato addosso tanta di quella violenza. Oggi non lo sono più, in questa situazione non lo sarei più. Bisogna essere tanto intelligenti da capire che la guerriglia non ha più nessuna ragione di esistere, se non in alcune regioni del mondo molto particolari. Però degli anni 70 e di quegli anni lui rivendicava fortemente la vivacità, la forza vitale, la freschezza, il rigore etico, la curiosità e soprattutto anche il divertimento, perché adesso poi gli anni 70 sono passati come gli anni di piombo, ma io che c'ero vi posso assicurare che non erano assolutamente solo quelli, anche, ma non soltanto. Poi, nonostante questo successo, che veramente era un successo paragonabile a uno star del cinema o a un calciatore, lui ha sempre continuato a questo suo corpo a corpo con le parole. Quando stavamo scrivendo Raccontare e resistere, io rimasi basito quando mi confessò come scriveva. E lui scriveva ancora a mano, con una stilografica, e faceva varie stesure del testo che stava scrivendo, tagliando, poi prendeva quello che aveva scritto, lo passava al registratore, quindi stiamo parlando ancora del registratore, lo riascoltava e capiva ancora quanto doveva tagliare. Un suo romanzo all'inizio era 700-800 pagine, e poi anche il vecchio leggero romanzo d'amore era 500 pagine, e si è ridotto a quelle 140-150, perché il suo ideale era, no, la concisione molto eminguaiana. Era capace di scrivere ovunque, no? Basta che avesse una scrivania ordinata con le sue matite, le penne e una risma di carta, e che non doveva guardare fuori, non doveva avere una finestra davanti, perché sennò il mondo fuori lo distraeva. Alcuni critici, insomma, sono stati anche abbastanza ingenerosi con lui, perché lo hanno considerato, come qualcuno addirittura ha detto, è una macchina da bestseller. In realtà quello che lui faceva era una cosa, secondo me, molto nobile. Scriveva letteratura popolare, no? Popolare nel senso buono del termine, nel senso che riusciva a parlare a tutti, riusciva a raggiungere tutti senza rinunciare appunto all'impegno etico, all'impegno politico e allo stile, che per lui era fondamentale. C'è un altro elemento, sono già andato lungo, basta, non c'è nessun altro elemento, voglio soltanto raccontarvi gli ultimi giorni, purtroppo.
Io l'ho visto l'ultima volta alla festa che la casa editrice gli ha organizzato il 25 ottobre del 2019 a Milano. L'ho visto abbastanza stanco, era stanco, aveva qualche problema di salute, però secondo me appunto per queste sue cose premonitorie io temo che lui intravedesse qualcosa. Quando abbiamo saputo tutti quanti noi del Covid, del coronavirus, diversamente da molti di noi che insomma era una cosa che stava succedendo in Cina, chi se ne fregava fondamentalmente, lui invece ha seguito molto intensamente le notizie, è partito, sebbene fosse molto stanco, è partito per questo festival Corrente Descritta che si tiene in Portogallo dove avrebbe rivisto molti amici e al ritorno si è sentito male. Al ritorno si è sentito male, è andato in ospedale, gli hanno fatto una radiografia, hanno visto che aveva la polmonite, già si era ammalato una volta di polmonite quando era qui in Italia, l'avevo invitato al Festival Dedica a Pordenone, era stato ricoverato in ospedale, trattato meglio del Presidente della Repubblica con infermiere e medici che facevano la coda fuori la stanza per farsi firmare i libri, però insomma i suoi polmoni che avevano già sofferto durante la tortura, era la terza volta e quindi poi quando gli hanno diagnosticato il Covid. E in quel momento, come dire, Carmen, sua moglie, anzi la sua due volte moglie, perché si erano sposati, avevano divorziato e poi si sono risposati, quindi una storia d'amore meravigliosa, ha detto siamo arrivati là, sembravamo gli ambasciatori della morte, perché erano i primi ammalati di Covid in tutte le Asturie, quindi sono andati all'unità di cure intensive di Oviedo. È stato un giorno così e poi lo hanno intubato e è rimasto in coma. Carmen ha creato un gruppo WhatsApp per darci le notizie di quello che succedeva e per un certo periodo abbiamo anche sperato, perché la dottoressa diceva oggi ha meno ossigeno, oggi gli tagliamo la barba, stavamo già quasi... Io onestamente devo confessare che ho un senso di colpa enorme, perché ho detto Lucio ne ha passate tante, figurati se non supererà anche questa, perché poi soprattutto all'inizio, vi ricordate, hashtag Milano non si ferma, il Covid è poco più di un'influenza. E invece poi insomma il 16 aprile alle 10.42 ci è arrivato questo terribile messaggio in cui appunto Ainhoa, era una nostra amica perché Carmen ovviamente non ce la faceva, ci ha dato la notizia. Io vorrei chiudere con le parole di Fajardo, quell'amico della cravatta di cui vi dicevo prima, che sono piene di rimpianto ma che guardano anche al futuro come Lucio avrebbe sicuramente voluto. Fajardo ha scritto, il suo motto scherzoso era se vuoi ben vivere dedicati a scrivere, e il suo ben vivere era proprio questo, la gioia dell'amicizia condivisa. È qualcosa che abbiamo costruito insieme, tutti noi, ma lui ha messo tutto il suo talento, la sua fama e la sua energia perché quella felicità esistesse. Perciò mi rifiuto categoricamente di cadere nella tristezza, nell'autocommiserazione e nella malinconia. Ci saranno altre foto e altri libri, altri amici, altre risate. E sapremo, scusatemi, che anche quella felicità futura la dovremo in gran parte a lui, alla persistenza del suo impulso. E io spero che così sarà, continuando a leggere i suoi libri. Carmen ci ha voluto regalare la sua poesia, che poi stamattina fra l'altro è uscita su Repubblica, ce l'ha registrata, è una poesia che ha scritto proprio nei giorni, nei 45 giorni in cui lui è stato intubato e in coma. Io vi saluto e poi vi lascio a Giusi e a Lorenzo Pavolini. Grazie. Eramos tan felices y no lo sabíamos. Ignorantes de la luz que circundaba la inocencia, éramos tan felices, amor mío, con el calor de nuestras manos juntas cruzando todos los caminos y riéndonos de los obstáculos de piedra o granizo que nos intentaban parar esa carrera irresponsable de la felicidad. Éramos tan felices. Y no nos enterábamos de la dimensión de la vida, de la invisible amenaza,
de la larga sombra del miedo. No lo sabíamos nosotros, irreverente, amándonos con proyecciones de futuro. Hoy ya no pienso más allá de mañana, cuando espero tu prueba de vida, dicha por otro. Eravamo così felici e non lo sapevamo, ignoranti della luce che circondava l'innocenza. Eravamo così felici, amore mio, con il calore delle nostre mani unite, percorrendo tutte le strade e ridendo degli ostacoli di pietra e di grandine che cercavano di fermare quella corsa irresponsabile della felicità. Eravamo così felici e non sapevamo nulla della dimensione della vita, dell'invisibile minaccia, della lunga ombra della paura. Non lo sapevamo noi, irriverenti, quando ci amavamo con proiezioni di futuro. Oggi non penso più oltre domani, mentre aspetto la tua prova di vita, letta da altri. Ecco, non è facile prendere la parola e non farsi prendere la malinconia dopo quello che abbiamo ascoltato. È molto emozionante anche quello che ci ha raccontato Bruno Arpaia. Giusy Fra Leonardo ha dato voce a questa poesia che si chiudeva proprio con questa attesa che la prova poi dell'esistenza in vita sempre di uno scrittore è quella che gli possiamo dare noi. Molto speciale, che è quella che possiamo dargli continuando a leggere, e in questo caso, come faremo, anzi come farà Giusy Fra Leonardo adesso, dando voce a un suo racconto, una di queste sue favole straordinarie di cui ci parlava prima Bruno Arpaia, forse la sua favola più famosa, quella che veramente lo ha, appunto, scriveva letteratura popolare ed è stato veramente popolare la storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Io l'ho sfilata dalla libreria delle mie figlie, credo che non esistano adolescenti che dagli anni 90 in poi non abbiano letto questa favola e non la conoscano, anche per il cartone animato che ne è stato tratto, ma sicuramente abbiamo pensato che un modo di dare vita, la prova della vita attraverso la voce degli altri, poteva essere quella di leggere oggi, Giusy lo farà subito, alcune parti di questo racconto. Giusy, a te. Banco di aringhe a sinistra, annunciò il gabbiano di vedetta, e lo stormo del faro della sabbia rossa accolse la notizia con strida di sollievo. Da 6 ore volavano senza interruzione, e anche se i gabbiani pilota li avevano guidati lungo correnti di aria calda che rendevano piacevole planare sopra l'oceano, sentivano il bisogno di rimettersi in forze. E cosa c'era di meglio per questo di una buona scorpacciata di aringhe? Volavano sopra la foce del fiume Elba, nel mare del nord. Dall'alto vedevano le navi in fila indiana, come pazienti e disciplinati animali acquatici, in attesa del loro turno per uscire in mare aperto e poi far rotta su tutti i porti della terra. A Kenga, una gabbiana dalle piume color d'argento, piaceva particolarmente osservare le bandiere delle navi, perché sapeva che ognuna rappresentava un modo di parlare, di chiamare le stesse cose con parole diverse. Com'è difficile per gli umani! Noi gabbiani, invece, stridiamo nello stesso modo in tutto il mondo, commentò una volta Kenga con un compagno di volo. Proprio così. E la cosa più straordinaria è che ogni tanto riescono anche a capirsi, stridette l'altro. Al di là della linea costiera, il paesaggio diventava di un verde intenso. Era un enorme prato nel quale spiccavano le greggi di pecore che pascolavano al riparo delle dighe e i pigri bracci di mulini a vento. Seguendo le istruzioni dei gabbiani pilota, lo stormo del faro della sabbia rossa imboccò una corrente d'aria fredda e si lanciò in picchiata sul banco di aringhe. 120 corpi bucarono l'acqua come frecce, e quando risalirono a galla, ogni gabbiano stringeva un pesce nel becco.
aringhe saporite, saporite e grasse, proprio quello di cui avevano bisogno per recuperare le energie prima di riprendere il volo. Kenga infilò la testa sott'acqua per acchiappare la quarta aringa e così non sentì il grido d'allarme che fece tremare l'aria. Pericolo a dritta! Decollo d'emergenza! Quando Kenga tirò di nuovo fuori la testa, si ritrovò sola nell'immensità dell'oceano. «Mi dispiace molto lasciarti solo», disse il bambino, accarezzando il dorso del gatto nero grande e grosso. Poi continuò a preparare lo zaino. Era difficile decidere cosa portarsi via per le vacanze e cosa lasciare a casa. Il gatto nero grande e grosso lo guardava attentamente, seduto sul davanzale della finestra, il suo posto preferito. «Ho preso la maschera subacquea. Zorba, hai visto la mia maschera subacquea?» «No, non la conosci perché a te non piace l'acqua. Non sai cosa ti perdi. Nuotare è uno degli sport più divertenti. Un po' di croccantini?» gli offrì il bambino prendendo la scatola. Gliene servì una porzione più che generosa e il gatto nero grande e grosso iniziò a masticare lentamente per gustarli bene. Che biscottini deliziosi, croccanti, al sapore di pesce. «È un ragazzo fantastico», pensò il gatto con la bocca piena. «Altro che fantastico, è il migliore», si corresse mentre ingoiava. Zorba, il gatto nero grande e grosso, aveva degli ottimi motivi per pensarla così di quel bambino che spendeva i soldi della sua paghetta in quei deliziosi croccantini, che teneva sempre pulita la lettiera dove lui faceva i suoi bisogni e che lo istruiva parlandogli di cose importanti. Avevano l'abitudine di passare molte ore assieme sul balcone, osservando l'incessante traffico del porto di Amburgo. E lì, per esempio, il bambino gli diceva: «Vedi quella nave, Zorba? Sai da dove viene?» «Beh, viene dalla Liberia, che è un paese africano molto interessante, perché è stato fondato da persone che una volta erano schiave. Quando sarò grande, diventerò il capitano di un grosso veliero e andrò in Liberia. E tu verrai con me, Zorba. Sarai un buon gatto di mare, ne sono sicuro». Come tutti i ragazzi di porto, anche quel bambino sognava viaggi in paesi lontani. Il gatto nero grande e grosso lo ascoltava facendo le fusa e si vedeva anche lui a bordo di un veliero che solcava i mari. «Ci vediamo fra 4 settimane. Penserò a te tutti i giorni, Zorba, te lo prometto». Il gatto nero grande e grosso sentì chiudere la porta a doppia mandata e corse ad una finestra che si affacciava sulla strada per vedere la sua famiglia adottiva prima che salisse in auto. Il gatto nero grande e grosso sospirò compiaciuto. Per 4 settimane sarebbe stato signore e padrone dell'appartamento. Un amico di famiglia sarebbe venuto ogni giorno ad aprirgli un barattolo di cibo e pulirgli la lettiera. 4 settimane per oziare sulle poltrone e sui letti o per uscire sul balcone, arrampicarsi sul tetto, saltare sui rami del vecchio ippocastano e scendere dal tronco nel cortile interno, dove aveva l'abitudine di ritrovarsi con gli altri gatti del quartiere. Non si sarebbe annoiato, assolutamente. Così pensava Zorba, il gatto nero grande e grosso, perché non sapeva cosa gli sarebbe caduto fra capo e collo nelle ore seguenti. Kenga aprì le ali per spiccare il volo, ma l'onda densa fu più rapida e la sommerse completamente. Quando tornò a galla alla luce del giorno, era scomparsa e dopo aver scosso il capo con energia capì che la maledizione dei mari le stava oscurando la vista. Kenga, la gabbiana dalle piume d'argento, tuffò varie volte la testa sott'acqua sinché qualche filo di luce non raggiunse le sue pupille coperte di petrolio. La macchia vischiosa, la peste nera, le incollava le ali al corpo. Così iniziò a muovere le zampe sperando di potersi allontanare rapidamente a nuoto dal centro dell'onda scura. Con tutti i muscoli tormentati dai crampi per lo sforzo, raggiunse finalmente il limite della macchia di petrolio e sentì il fresco contatto dell'acqua pulita.
Quando a forza di sbattere le palpebre e di tuffare la testa riuscì a pulirsi gli occhi, guardò il cielo, ma vide solo alcune nuvole che si sovrapponevano tra il mare e l'immensità della volta celeste. I suoi compagni dello stormo del faro della sabbia rossa dovevano volare ormai lontano, molto lontano. Era la legge. Anche lei aveva visto altri gabbiani sorpresi dalle mortifere onde nere e, nonostante il desiderio di scendere e offrire loro un aiuto tanto inutile quanto impossibile, si era allontanata, rispettando la legge che proibisce di assistere alla morte dei compagni. Kenga passò le ore più lunghe della sua vita posata sull'acqua, chiedendosi atterrita se per caso non la aspettava la più terribile delle morti. Peggio che essere divorata da un pesce, peggio che patire l'angoscia dell'asfissia, era morire di fame. Disperata all'idea di una fine tanto lenta, si agitò e con stupore si accorse che il petrolio non le aveva incollato le ali al corpo. Aveva le piume impregnate di quella sostanza densa, ma almeno poteva spiegarle. Forse ho ancora una possibilità di uscire da qui. E volando in alto, molto in alto, forse il sole scioglierà il petrolio, stridette Kenga. Al quinto tentativo riuscì a spiccare il volo. Batteva le ali con disperazione perché il peso della cappa di petrolio non le permetteva di planare. Solo un attimo di riposo e sarebbe precipitata. Per fortuna era una gabbiana giovane e i suoi muscoli rispondevano adeguatamente. Guadagnò quota, senza mai smettere di battere le ali. Guardò giù e vide la costa profilarsi appena come una linea bianca. Vide anche alcune barche che si muovevano come minuscoli oggetti su un panno blu. Volò ancora più in alto, ma il sole non ebbe gli effetti sperati. Forse i suoi raggi emanavano un calore troppo debole o la cappa di petrolio era troppo spessa. Kenga capì che le forze non le sarebbero durate ancora a lungo e, cercando un posto per scendere, volò verso l'entroterra, seguendo la serpeggiante linea verde dell'elba. Il movimento delle ali si fece sempre più lento e pesante, perdeva vigore, adesso non volava più così in alto. In un disperato tentativo di riprendere quota, chiuse gli occhi e batté le ali con le ultime energie. Non sapeva per quanto tempo era rimasta ad occhi chiusi, ma quando li riaprì, stava sorvolando un'alta torre ornata da una banderuola d'oro. «San Michele!» stridette riconoscendo il campanile della chiesa di Amburgo, e le sue ali si rifiutarono di continuare a volare. Il gatto nero, grande e grosso, prendeva il sole sul balcone, facendo le fusa e meditando su come si stava bene lì a pancia all'aria, sotto quei raggi tiepidi, con tutte e quattro le zampe ben ritratte e la coda distesa. Nel preciso istante in cui si girava pigramente per farsi scaldare la schiena dal sole, sentì il sibilo provocato da un oggetto volante che non seppe identificare e che si avvicinava a grande velocità. Vigile, balzò in piedi sulle zampe e fece appena in tempo a scansarsi per schivare la gabbiana che cadde sul balcone. Era un uccello molto sporco. Aveva tutto il corpo impregnato di una sostanza scura e puzzolente. Zorba si avvicinò e la gabbiana tentò di allontanarsi, trascinando le ali. «Non è stato un atterraggio molto elegante», miagolò. «Mi dispiace, non ho potuto evitarlo», ammise la gabbiana. «Senti, sembri ridotta malissimo. Cos'è quella roba che hai addosso?» «Come puzzi», miagolò Zorba. «Sono stata raggiunta da un'onda nera, dalla peste nera, la maledizione dei mari, morirò», stridette ancora la gabbiana. «Morire? Ah, non dire così, sei solo stanca e sporca, tutto qua. Perché non voli fino allo zoo? Non è lontano. E là, volentieri, alcuni veterinari potranno aiutarti», miagolò Zorba. «Non ce la faccio. Questo è stato il mio ultimo volo», stridette la gabbiana con voce quasi impercettibile e chiuse gli occhi. «Non morire, eh? Riposati un po' e vedrai che ti riprendi. Hai fame? Ti porterò del mio cibo, ma non morire», pregò Zorba avvicinandosi alla gabbiana esausta. Vincendo la ripugnanza,
Il gatto le leccò la testa. La sostanza di cui era coperta aveva anche un sapore orribile. Mentre le passava la lingua sul collo, notò che la respirazione dell'uccello si faceva sempre più debole. «Senti, amica, io voglio aiutarti, ma non so come. Cerca di riposare mentre vado a chiedere cosa si fa con un gabbiano ammalato», miagolò Zorba prima di arrampicarsi sul tetto. Si stava allontanando in direzione dell'ippocastano quando sentì che la gabbiana lo chiamava. «Vuoi che ti lasci un po' del mio cibo?» suggerì leggermente sollevato. «Voglio deporre un uovo. Con le ultime forze che mi restano, voglio deporre un uovo. Amico gatto, si vede che sei un animale buono e di nobili sentimenti. Per questo ti chiedo di farmi 3 promesse. Mi accontenterai?» stridette agitando goffamente le zampe nel vano tentativo di alzarsi in piedi. Zorba pensò che la povera gabbiana stava delirando e che con un uccello in uno stato così pietoso si poteva solo essere generosi. «Ti prometto tutto quello che vuoi, ma ora riposa», miagolò impietosito. «Non ho tempo di riposare. Promettimi che non mangerai l'uovo», stridette aprendo gli occhi. «Prometto che non mangerò l'uovo», ripeté Zorba. «Promettimi che ne avrai cura finché non sarà nato il piccolo», stridette sollevando il capo. «Prometto che avrò cura dell'uovo finché non sarà nato il piccolo. E promettimi che gli insegnerai a volare», stridette guardando fisso negli occhi il gatto. Allora Zorba si rese conto che quella sfortunata gabbiana non solo delirava, ma era completamente pazza. «Prometto che gli insegnerò a volare. E ora riposa, eh? Io vado a cercare aiuto», miagolò Zorba balzando direttamente sul tetto. Kenga guardò il cielo, ringraziò tutti i buoni venti che l'avevano accompagnata e proprio mentre esalava l'ultimo respiro, un ovetto bianco con delle macchioline azzurre rotolò accanto al suo corpo impregnato di petrolio. Noi ritroviamo Zorba tra poco, vi leggo cosa scrive Sepulveda quando pubblica il romanzo nel 96. «Ho appena ricevuto la prima copia del mio ultimo romanzo che ho scritto pensando ai miei 3 figli, Sebastian che ha 11 anni e i gemelli Max e Leon che ne hanno 8. Scriverlo è stato un atto d'amore verso di loro e verso il personaggio centrale, il gatto Zorba, un gatto nero, grande e grosso che per molti anni è stato il nostro compagno di sogni, racconti e avventure. Oggi, mentre mi veniva consegnato il primo esemplare del libro, un veterinario visitava Zorba, afflitto da una malattia che in un primo momento gli ha dato inappetenza, tristezza, malinconia e alla fine gli ha reso drammaticamente difficile respirare. Sono andato a riprenderlo nel pomeriggio e il medico mi ha dato una terribile sentenza. Mi dispiace tanto, ma il gatto ha un cancro ai polmoni, molto avanzato. I paragrafi conclusivi del romanzo parlano degli occhi di un gatto nobile, di un gatto buono, di un gatto di porto, perché Zorba è tutto questo e molto di più. Entrò nella nostra vita proprio quando nasceva Sebastian e con il tempo si è trasformato da gatto di casa in un compagno in più, un amato compagno a 4 zampe dal ronron melodioso. Lo amiamo questo gatto e nel nome di questo amore mi è toccato riunire i miei figli per parlar loro della morte. Così sono così piccoli e così puri, così ingenui e così fiduciosi, così nobili e generosi. Ho lottato per trovare le parole giuste con le quali spiegare loro 2 terribili verità. La prima, che Zorba, a causa di una legge che non abbiamo inventato noi ma alla quale siamo costretti a sottostare, prescindendo dall'orgoglio, morirà, come tutto e come tutti. Unica differenza, gli succederà tra pochissimo tempo. La seconda, che noi possiamo evitargli una morte atroce e dolorosa, perché l'amore non significa soltanto fare la felicità dell'essere che amiamo, bensì risparmiargli il dolore e preservare la sua dignità. So bene che le lacrime dei miei figli mi accompagneranno tutta la vita, come mi sono sentito povero e incapace di fronte alla loro mancanza di difese, come mi sono visto debole di fronte all'impossibilità di dividere con loro la collera, i rifiuti, gli inni alla vita,
debole di fronte alla speranza nascosta in ogni domanda, in ogni loro argomento. La morale è un attributo o un'invenzione degli uomini? Come spiegare loro che è nostro dovere preservare la dignità e l'integrità di questo esploratore di tetti, di questo avventuriero dei giardini, cacciatore di topi, sempre pronto ad arrampicarsi su castagne e querce, attaccar brighe e protagonista delle nostre conversazioni e dei nostri sogni? Come spiegar loro che ci sono malattie che hanno bisogno del calore e della compagnia delle persone sane, mentre ne esistono altre che significano solo agonia, pura, indegna e terribile agonia? E come rispondere al drastico perché lui? Adesso noi abbiamo Zorba ancora vivo nel racconto di Sepúlveda, che è andato a cercare consigli insieme ai suoi amici colonnello e segretario, e sentiamo cosa succede, Giusy. Diderot viveva in un posto abbastanza difficile da descrivere, perché a prima vista poteva sembrare un disordinato negozio di oggetti strani, un museo di bizzarrie, un deposito di macchine inservibili, la biblioteca più caotica del mondo o il laboratorio di qualche dotto inventore di aggeggi impossibili da definire. Ma non era niente di tutto questo, o meglio, era molto di più. Il posto si chiamava Harry, Bazar del Porto, e il proprietario, Harry, era un vecchio lupo di mare che nei suoi 50 anni di navigazione per i sette mari si era dedicato a raccogliere oggetti di ogni tipo nelle centinaia di porti che aveva visitato. Per visitare il bazar di Harry bisognava pagare il biglietto e una volta dentro era necessario un gran senso dell'orientamento per non perdersi nel labirinto di stanze senza finestre, di stretti corridoi, di scale anguste. Harry aveva due mascotte. La prima era uno scimpanzé di nome Mattia, che si occupava dei biglietti e della sorveglianza, giocava molto male a dama con il vecchio marinaio, beveva birra e cercava sempre di dare un resto inferiore. L'altra mascotte era Diderot, un gatto grigio piccolo e magro che dedicava la maggior parte del suo tempo allo studio delle migliaia di libri raccolti là dentro. Colonnello, segretario e Zorba entrarono nel bazar con le code ben ritte. Si rammaricarono di non vedere Harry dietro il bancone, perché il vecchio marinaio aveva sempre delle parole affettuose e qualche salsiccia per loro. Terribile, terribile, è successa una cosa terribile, miagolò Diderot quando li vidi arrivare. Passeggiava nervoso davanti a un enorme libro aperto sul pavimento e a tratti si portava le zampe anteriori alla testa. Sembrava davvero sconsolato. Diderot, siamo qui perché abbiamo un grosso problema e visto che tu sai tante cose, forse puoi aiutarci, miagolò Zorba e subito gli narrò la triste storia della gabbiana. Diderot ascoltò con attenzione, assentiva con cenni del capo e quando la coda, attraverso nervosi movimenti, esprimeva con troppa eloquenza i sentimenti che risvegliavano in lui i miagolii di Zorba, cercava di schiacciarla a terra con le zampe posteriori. E così l'ho lasciata molto mal ridotta poco fa, concluse Zorba. Che storia terribile, terribile. Vediamo, fatemi pensare, gabbiano, petrolio, petrolio, gabbiano, gabbiano ammalato, ci sono, dobbiamo consultare l'enciclopedia, esclamò esultante. La cosa, miagolarono i tre gatti, la enciclopedia. Il libro del sapere. Dobbiamo cercare nei volumi 7 e 16, corrispondenti alle lettere G e P, spiegò deciso Diderot. Si arrampicò su un enorme mobile, sul quale erano allineati grossi volumi d'aspetto importante, e dopo aver cercato sui dorsi le lettere G e P, fece cadere i tomi. Poi scese giù e con un artiglio molto corto e logoro, a forza di esaminare i libri, cominciò a sfogliare le pagine. I tre gatti mantennero un rispettoso silenzio mentre lo sentivano bisbigliare miagolii quasi impercettibili. Sì, credo che siamo sulla buona strada. Interessante. Nella pagina dedicata alla parola smacchiatore trovarono, oltre a come togliere le macchie di marmellata, di inchiostro di china, sangue e sciroppo di lamponi, la soluzione per eliminare le macchie di petrolio. Si pulisce la superficie interessata con un panno bagnato di benzina. Ecco qua.
miagolò Diderot. «Ecco qua un bel nulla. Dove diavolo troviamo della benzina?» brontolò Zorba con evidente malumore. «Beh, se non ricordo male, negli scandinati del ristorante abbiamo un barattolo con dei pennelli e molta benzina. Segretario, sa già cosa fare?» miagolò Colonnello. «Mi perdoni, signore, ma non afferro la sua idea», si scusò segretario. «È molto semplice, lei si bagnerà adeguatamente la coda di benzina e poi andremo a occuparci di quella povera gabbiana», spiegò Colonnello guardando altrove. «Ah no, questo proprio no, assolutamente no», protestò segretario. «Le ricordo che il menù di stasera prevede doppia razione di fegato alla panna», sussurrò Colonnello. «Infilare la coda nella benzina. Ha detto fegato alla panna?» miagolò costernato segretario. Diderot decise di accompagnarli e tutti e quattro i gatti corsero all'uscita del bazar di Harry. Quando li vide passare, lo scimpanzé, che aveva appena finito di bere una birra, dedicò loro un sonoro rutto. I quattro gatti balzarono sul tetto e poi sul balcone e capirono immediatamente di essere arrivati troppo tardi. Colonnello, Diderot e Zorba osservarono con rispetto il corpo senza vita della gabbiana, mentre il segretario agitava la coda al vento per farle perdere l'odore di benzina. «Credo che dovremmo chiuderle le ali. Si fa così in questi casi», spiegò Colonnello. Vincendo la ripugnanza che provocava in loro quell'essere impregnato di petrolio, le unirono le ali al corpo e mentre la muovevano scoprirono l'uovo bianco a macchioline azzurre. «L'uovo! È riuscita a deporre l'uovo!» esclamò Zorba. «Ti sei cacciato in un bel pasticcio, caro guaglione, in un bel pasticcio davvero!» lo avvertì Colonnello. «E che farò con l'uovo?» si chiese Zorba, sempre più angosciato. «Con un uovo si possono fare molte cose, una frittata per esempio!» propose segretario. «Oh sì, uno sguardo all'enciclopedia ci dirà come preparare la migliore delle frittate. L'argomento è trattato nel sesto volume, lettera F», osservò Diderot. «Non se ne miagola neanche. Zorba ha promesso a quella povera gabbiana che si sarebbe preso cura dell'uovo e del piccolo. E la parola d'onore di un gatto del porto impegna tutti i gatti del porto, quindi l'uovo non si tocca», dichiarò solennemente Colonnello. «Ma io non so prendermi cura di un uovo, non mi è mai stato affidato un uovo prima d'ora», miagolò disperato Zorba. Allora tutti i gatti guardarono Diderot. Forse nella sua famosa enciclopedia c'era qualcosa al riguardo. «Devo consultare il 21° volume, lettera U. Sicuramente c'è tutto quello che dobbiamo sapere sull'uovo, ma fino da ora consiglio calore, calore corporeo, molto calore corporeo», spiegò Diderot in tono pedante e didattico. «Ossia, bisogna sdraiarsi sull'uovo ma senza romperlo», consigliò il segretario. «È esattamente ciò che stavo per suggerire, Zorba. Tu rimani con l'uovo e noi accompagniamo Diderot a vedere cosa dice la sua encipilo encimo, insomma sai a cosa mi riferisco. Torneremo stasera con le novità e daremo sepoltura a questa povera gabbiana», stabilì Colonnello prima di saltare sul tetto. Diderot e segretario lo seguirono. Zorba rimase sul balcone, accanto all'uovo e alla gabbiana morta. Con grande attenzione si sdraiò e si avvicinò all'uovo alla pancia. Si sentiva ridicolo. Ma una promessa è una promessa. E così, al tepore dei raggi del sole, si addormentò con l'uovo bianco a macchioline azzurre ben stretto contro il suo ventre nero. Per molti giorni il gatto nero grande e grosso rimase sdraiato accanto all'uovo, proteggendolo e avvicinandolo con tutta la delicatezza delle sue zampe pelose ogni volta che con un movimento involontario del corpo lo allontanava di un paio di centimetri. Furono giorni lunghi e pieni di disagi che ogni tanto gli parevano completamente inutili perché gli sembrava di prendersi cura di un oggetto senza vita, una specie di fragile sasso, anche se bianco, a macchioline azzurre. Una volta, tormentato dai crampi per la mancanza di movimento, visto che seguendo gli ordini di Colonnello abbandonava l'uovo solo per mangiare e per far visita alla cassetta dei bisogni, provò la tentazione di controllare se dentro quella capsula di calcio cresceva effettivamente un piccolo gabbiano. Allora avvicinò un orecchio al guscio,
poi l'altro, ma non riuscì a sentire niente. Non ebbe fortuna nemmeno quando tentò di guardare all'interno dell'uovo, mettendolo contro luce. Il guscio bianco a macchioline azzurre era spesso e non lasciava trasparire assolutamente nulla. Ogni sera facevano visita Colonnello, segretario di Diderot, che esaminavano l'uovo per scoprire se si realizzavano quelli che Colonnello chiamava gli attesi progressi. Ma dopo aver visto che era ancora uguale al primo giorno, cambiavano argomento. Diderot non mancava di deplorare il fatto che sulla sua enciclopedia non venisse riportata la durata esatta dell'incubazione. La sera del 20° giorno Zorba stava dormicchiando e perciò non si accorse che l'uovo si muoveva, lentamente ma si muoveva, come se volesse mettersi a rotolare per l'appartamento. Lo svegliò un solletichio alla pancia, aprì gli occhi e non poté evitare un sussulto quando si accorse che da una crepa del guscio appariva e scompariva una puntina gialla. Zorba prese l'uovo tra le zampe anteriori e così vide che il pulcino beccava fino ad aprirsi un varco attraverso il quale fece capolino la sua minuscola testa umida e bianca. «Mamma!» stridette il piccolo gabbiano. Zorba non seppe cosa rispondere. Sapeva che la sua pelliccia era nera, ma pensò che l'emozione e il rossore dovevano averlo trasformato in un gatto viola. Mentre io dico a Giusy in codice che forse riprendiamo da Pulcina o Pulcino direttamente, perché i tempi non ci sono, andiamo fino in fondo, immaginate appunto il capitolo successivo si intitola proprio Non è facile essere mamma, tanto più per un gatto di una gabbianella. Sembra riecheggiare le teorie dell'imprinting di Conrad Lorenz, sapete, no, che gli animali a un certo punto, soprattutto i volatili, quando rompono il guscio, la prima cosa che vedono di fronte a loro diventa la loro mamma. E in questo caso quindi può funzionare la favola, l'ecofavola di Sepulveda, così come tutte le avventure che dopo i gatti devono organizzare per dargli da mangiare, per cercare di capire anche, appunto, arriveremo a quel momento di capire addirittura se si trattava di una pulcina, di una gabbiana o di un gabbiano maschio, e soprattutto il compito più difficile di tutti, che è quello appunto di provare a farlo volare, oltre che difenderlo da tutti i pericoli. E l'enciclopedia appunto forse non basterà, appunto, scopriremo proprio questa alternativa tra la conoscenza enciclopedica e quella invece poi poetica, che potrà essere più risolutiva. Ma io vi leggo l'ultimo pezzetto di questa come lettera che Sepulveda scrive al suo gatto e ai suoi figli nell'occasione di questo libro, che appunto poi coincide con la scomparsa del gatto. Sì, perché lui, il nostro compagno di passeggiate nella foresta nera, che è matto quel gatto, sussurrava la gente vedendolo correre assieme a noi o appollaiarsi sul manubrio di una bicicletta. Perché lui, il nostro gatto di mare che ha navigato con noi su un veliero nelle acque del Kentegat, il nostro gatto che appena si apriva la portiera dell'auto saltava dentro con un balzo, felice all'idea di viaggiare. Perché lui? A che mi serve tutto quello che ho vissuto fin qui se non trovo risposta a una simile domanda? Abbiamo parlato facendo cerchio attorno a Zorba, il nostro gatto, il nostro amato compagno, che ci ascoltava con gli occhi chiusi, pieno di fiducia come sempre. Ogni parola, inframmezzata di singhiozzi, cadeva sul suo nero mantello come una carezza, confermandogli la nostra solidarietà e dicendogli che poco a poco il nostro amore per lui ci portava verso la più dolorosa delle scelte. Finalmente i miei figli, i miei piccoli uomini, i miei teneri e duri uomini hanno mormorato il sì. A Zorba sarà fatta un'iniezione che lo addormenterà, che in sogno lo porterà in un mondo senza cani e senza neve, pieno di tetti grandi e soleggiati, di alberi infiniti, e lui dalla cima di uno di questi ci guarderà per ricordarci che mai si dimenticherà di noi.
È notte mentre scrivo, Zorba, che respira appena, riposa ai miei piedi. Il suo mantello splende sotto la luce della lampada, nelle mani, mentre lo accarezzo, tanta tristezza e un senso di impotenza. Egli è testimone di tante pagine, ha condiviso con me la solitudine e il gran vuoto che ti arrivano addosso dopo aver messo il punto conclusivo a un romanzo. Gli ho recitato i miei dubbi e le poesie che penso di scrivere un giorno. Zorba, domani per amore ti perderò, grande compagno. Scopriamo... si rivolgono a Sopravvento per capire il sesso del gabbiano. Quindi lo leggiamo questo, anche questo blocco di Sopravvento, andiamo direttamente all'ultimo. Guarda, qui i tempi ci chiedono Io questo direi sacrificio. Io direi di andare direttamente all'ultimo blocco. Va bene, grazie. Perché insomma hanno capito, c'è questo bellissimo personaggio che è il gatto di un bastimento, un gatto di mare, un vero gatto di mare che ha navigato, chiedono a lui che conosce gli uccelli, che sesso abbia il pulcino, scoprono che è una donna e la chiamano Fortunata, che è un passaggio bellissimo, ma purtroppo non abbiamo la possibilità di leggervelo. Fortunata deve volare, non sanno insegnarle a volare e decidono di rivolgersi ad un umano. Non fu facile decidere con quale umano avrebbe miagolato Zorba. I gatti fecero una lista di quelli che conoscevano, ma li scartarono uno dopo l'altro. C'è un umano che non è sulla lista, spiegò Zorba, quello che vive con Bubulina, una bella gatta bianca e nera che passava lunghe ore tra i vasi di fiori e di una terrazza e accettava solo l'affetto di un uomo che si piazzava davanti a una macchina da scrivere. Era un umano strano che a volte rideva dopo aver letto quello che aveva appena scritto e a volte appallottolava i fogli senza nemmeno guardarli. La sua terrazza era sempre inondata da una musica dolce e malinconica che faceva assopire Bubulina e suscitava profondi sospiri nei gatti che passavano da lì. Perché l'umano di Bubulina? Perché proprio lui? Chiese Colonnello. Non lo so. Quell'umano mi ispira fiducia, ammise Zorba. L'ho sentito leggere quello che scrive. Sono parole belle che rallegrano o rattristano, ma non mancano mai di provocare piacere e desiderio di continuare ad ascoltare. È un poeta, si chiama poesia quello che fa. 16° volume, lettera P dell'enciclopedia, dichiarò Diderot. E cosa ti fa pensare che quell'uomo conosca il volo? Volle sapere segretario. Forse non sa volare con ali d'uccello, ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole, rispose Zorba. Chi è d'accordo che Zorba miagoli con l'umano di Bubulina, alzi la zampa destra, ordinò Colonnello. E fu così che lo autorizzarono a miagolare con il poeta. Zorba prese la via dei tetti fino alla terrazza dell'umano prescelto. Quando vide Bubulina, sdraiata fra i vasi, sospirò prima di miagolare. «Bubulina, non avere paura, sono quassù». «Cosa vuoi, chi sei?» domandò allarmata la gatta. «Non te ne andare, per favore, mi chiamo Zorba e vivo qua vicino». «Ho bisogno del tuo aiuto, posso scendere?» La gatta fece cenno di sì con la testa. «Sai di libri, di umidità, di vestiti vecchi, di uccello e di polvere, ma la pelliccia è pulita. Cosa vuoi da me?» chiese Bubulina. «Che tu mi inviti dentro e mi presenti al tuo umano», rispose Zorba. «Impossibile, sta lavorando e nessuno lo può disturbarlo, neppure io», rispose la gatta. «Per favore, è una cosa molto urgente, te lo chiedo in nome di tutti i gatti del porto», implorò Zorba. «Perché vuoi vederlo?» chiese Bubulina con diffidenza. «Devo miagolare con lui», rispose Zorba deciso. «Ma è tabù», miagolò Bubulina con il pelo ritto. «Vattene via subito!» «No, e se non vuoi invitarmi a entrare, allora sarà lui a venire. Ti piace il rock, gattina?» Dentro casa... l'umano batteva sui tasti della macchina da scrivere. Si sentiva felice perché stava per finire una poesia e i versi nascevano con stupefacente facilità. All'improvviso dalla terrazza gli arrivarono i miagolii di un gatto che non era la sua Bubulina. Erano dei miagolii stonati che però sembravano avere un certo ritmo. Un po' seccato e un po' incuriosito, uscì sulla terrazza
e dovette strofinarsi gli occhi per credere a quello che stava vedendo. Bubulina si tappava le orecchie con le zampe anteriori e davanti a lei un gatto nero grande e grosso, seduto sul fondoschiena, col dorso appoggiato a un vaso, si teneva la coda con una delle zampe davanti come fosse un contrabbasso, mentre con l'altra fingeva di suonare le corde, lanciando contemporaneamente dei miagolii snervanti. Una volta riavutosi dalla sorpresa, non riuscì a soffocare l'ilarità e appena si piegò in due, premendosi la pancia per le troppe risate, Zorba ne approfittò per intrufolarsi dentro casa. Quando l'umano, continuando a ridere, si voltò, vide il gatto nero grande e grosso seduto su una poltrona. «Accidenti! Sei un seduttore molto originale, ma temo che a Bubulina non piaccia la tua musica», disse l'umano. «So che canto molto male, ma nessuno è perfetto», ribatté Zorba nel linguaggio degli umani. L'umano aprì la bocca, si tirò un ceffone e appoggiò la schiena alla parete. «Parli?» esclamò l'umano. «Lo fai anche tu, io non mi stupisco. Per favore calmati», lo esortò Zorba. «Un gatto che parla?» disse l'umano lasciandosi cadere sul divano. «Non parlo, miagolo, ma nella tua lingua. So miagolare in molte lingue», spiegò Zorba. L'umano si portò le mani alla testa e si tappò gli occhi ripetendo «è la stanchezza, è la stanchezza». Ma quando tolse le mani, il gatto nero grande e grosso era ancora sulla poltrona. «Sono allucinazioni, è vero che sei un'allucinazione?» chiese l'umano. «No, sono un gatto vero che miagola con te. Fra molti umani, noi gatti del porto abbiamo scelto te per confidarti un grande problema, perché tu possa aiutarci. Non sei impazzito, io sono reale». «Se è tutto un sogno, che importa, mi piace, voglio continuare a sognare», rispose l'umano. «Allora posso andare al sodo?» propose Zorba. L'umano annuì, ma gli chiese di rispettare il rituale di conversazione degli umani. Servì al gatto una scodella di latte e poi si accomodò sul divano con un bicchiere di cognac fra le mani. «Miagola, gatto», disse l'umano, e Zorba gli riferì la storia della gabbiana, dell'uovo di Fortunata e degli infruttuosi sforzi dei gatti per insegnarli a volare. «Puoi aiutarci?» domandò Zorba dopo aver concluso il suo racconto. «Credo di sì, e questa stessa notte», rispose l'umano. «Questa notte stessa? Ne sei sicuro?» chiese conferma Zorba. «Guarda fuori dalla finestra, gatto. Guarda il cielo, cosa vedi?» lo esortò l'umano. «Nuvole. Nuvole nere. Si avvicina un temporale e molto presto pioverà», osservò Zorba. «Ecco perché», disse l'umano. «Non capisco, mi dispiace, ma non capisco», si scusò Zorba. Allora l'umano andò alla sua scrivania, prese un libro e cercò tra le pagine. «Ascolta, gatto, ti leggerò una cosa di un poeta che si chiama Bernardo Acciaga, dei versi di una poesia intitolata I gabbiani. Ma il loro piccolo cuore, lo stesso degli equilibristi, per nulla sospira tanto come per quella pioggia sciocca che quasi sempre porta il vento, che quasi sempre porta il sole». «Capisco. Ero sicuro che potevi aiutarci», miagolò Zorba, saltando giù dalla poltrona. Si dettero appuntamento a mezzanotte davanti alla porta del bazar e il gatto nero grande e grosso corse via a informare i suoi compagni. Una pioggia fitta cadeva su Amburgo e dai giardini si alzava un profumo di terra umida. L'asfalto delle strade splendeva e le insegne al neon si riflettevano deformi sulla superficie bagnata. Un uomo, avvolto in un impermeabile, camminava in una solitaria strada del porto, dirigendo i suoi passi verso il bazar di Harry. L'umano si avvicinò nel preciso istante in cui una gabbiana veniva sollevata da vari gatti fino al davanzale. «Venite qua, tutti e due», disse l'umano prendendola in braccio. L'umano si allontanò in fretta dalla finestra del bazar. Sotto l'impermeabile aveva un gatto nero grande e grosso e una gabbiana dalle piume d'argento. Sentivano i loro tre cuori battere con ritmi diversi, ma alla stessa intensità. Zorba fece capolino. Erano davanti a un edificio alto. Sollevò gli occhi e riconobbe il campanile di San Michele illuminato da vari riflettori.
fecero un giro e si intrufolarono da una piccola porta laterale che l'umano aprì con l'aiuto di un coltello a serramanico. Poi tirò fuori di tasca una torcia e, guidati dal suo sottile fascio di luce, iniziarono a salire una scala a chiocciola che sembrava interminabile. «Ho paura», stridette Fortunata. «Ma vuoi volare, vero?» miagolò Zorba. Dal campanile di San Michele si vedeva tutta la città. «Guarda, si vede il bazar di Harry, i nostri amici sono laggiù», miagolò Zorba. «Ho paura, mamma», stridette Fortunata. Zorba saltò sulla balaustra che girava attorno al campanile. In basso le auto sembravano insetti dagli occhi brillanti. L'umano prese la gabbiana tra le mani. «No, ho paura, Zorba, Zorba!» stridette Fortunata, beccando le mani dell'umano. «Aspetta, aspetta, posala sulla balaustra», miagolò Zorba. «Non avevo intenzione di buttarla giù», disse l'umano. «Ora volerai, Fortunata. Respira. Senti la pioggia e acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felici. Uno di questi si chiama acqua. Un altro si chiama vento. Un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali», miagolò Zorba. La gabbianella spiegò le ali. I riflettori la inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume. L'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi. «La pioggia, l'acqua, mi piace», stridette. «Ora volerai», miagolò Zorba. «Ti voglio bene, sei un gatto molto buono», stridette Fortunata avvicinandosi al bordo della balaustra. «Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo», miagolò Zorba. «Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti», stridette lei con metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi di Acciaga, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. «Vola», miagolò Zorba allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio. E poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava solitaria nella notte amburghese, si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche e subito dopo tornava indietro planando, girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo, Zorba, so volare!» strideva euforica nel vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. «Bene, gatto, ci siamo riusciti», disse sospirando. «Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante», miagolò Zorba. «Ah sì? E cosa ha capito?» chiese l'umano. «Che vola solo chi osa farlo», miagolò Zorba. «Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù», lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto.